Adesso vorrei annunciare che 30 settembre prossimo terrò un consistorio per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'Università della Chiesa, che continua a annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma, inoltre, manifesta l'inscindibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari diffuse nel mondo. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi. Monsignor Claudio Gerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali. Monsignor Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. Monsignor Emil Paul Scherrig, nunzio apostolico. Monsignor Christophe Louis Pierre, nunzio apostolico. Monsignor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Monsignor Stephen Brislin, arcivescovo di Città del Capo, Capsat. Monsignor Angel Sisto Rossi, arcivescovo di Cordova. Monsignor Luis Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotà. Monsignor Gregor Risch, arcivescovo di Lodz. Monsignor Stephen Amejo Martin Mulla, arcivescovo di Juba. Monsignor José Cobo Cano, arcivescovo di Madrid. Monsignor Protase Rugambua, arcivescovo coiatore di Tabora. Monsignor Sebastián Francis, vescovo di Penang. Monsignor Chou Sao Yang, vescovo di Hong Kong. Monsignor Francisco Xavier Bustillo, vescovo di Ayacho. Monsignor Américo Manuel Alves Aguiar, vescovo ausiliare di Lisbona. Reverendo Padre Ángel Fernández Artime, retore maggiore dei Salesiani. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio due arcivescovi e un religioso che si sono distinti per il loro servizio alla Chiesa. Monsignor Agostino Marchetto, nunzio apostolico. Monsignor Diego Rafael Padrón Sánchez, arcivescovo emerito di Cumaná. Padre Luis Pascual Dri, cappuccino, confessore nel santuario di Nostra Signora di Pompei, Buenos Aires. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, sommo sacerdote, misericordioso e fedele, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio.